parte così stretti seduti. Perché ci amiamo. Mi sono seduta malapena. Comunque siamo tornati finalmente con la settimana Micetti. Stavolta non ha un tema. Settimana Micetti? Settimana Micetti. Di Discord. Settimana Micetti? Sì. Arrivano i Micetti? No, Totta, per te no. Ah, Micetti. Sono solo per noi. Allora, questo video qua l'avevano già affrontato gli iNube. Stavolta faccio la Totta e Bertra, cioè il chi mi conosce meglio. Verranno fatte 10 domande. Ditemi magari un suono, vi prenotate con quello. Ah! Ok. Chi risponderà di più vincerà. Stavolta le domande sono un po' più... Ma che sono? Cosa significa? Penso intenda mirate specifiche sull'argomento di nicchia. Bello! Allora, prima domanda. Quanti video pubblici ci sono sul canale? 52. No. 79. No, sono di più. Immaginavo. Sono di più. Quelli pubblici, no? Che tolti, 150. Di meno. 100. Di più? 106. È una alla volta, praticamente stiamo facendo sfida a il prezzo 104. Giusto. 104. No. Ci ho sperato, scusa. 106. Più alto? 110. Più basso? 109. L'ha preso. Vabbè, ma non vale. Ho 109 video pubblici sul canale. In realtà ne ho anche tipo 50 nascosti. Aspetta, però io ho detto 110 prima. 109. No, io ho detto 110 prima. Io ho detto 109. E questo video cos'è? È vero. Stai zitto. No, no, stai zitto. Al momento... A me fa ridere perché io tipo ho una quantità di video improbabile. Mi sono accorto. Vabbè. Tu i tuoi non in elenco sono i miei pubblicati, No, sì, i miei non in elenco sono 3 volte i tuoi pubblicati. Assolutamente sì, sì. Da miei... quando ho fatto la grande purga poi sono molti di più. Vai, seconda domanda. Vai. Anno e giorno di quando ho aperto il canale del primo video. Anno 2016. Ok, l'hai preso. Giorno o mese? Giorno. Porco boia. 16 luglio. No, c'eri quasi. Lo so. È un giorno abbastanza iconico, mettiamola così. 7 luglio. No, non è il tuo compleanno. No, non mi piace. È per caso 11 settembre? No, non è l'11 settembre. Non era così. L'11 settembre uscì lo speciale Abbo Club. Ah, me lo ricordo. 30 giugno? Luglio. No, un po' di più. 1 luglio. No, un po' di meno di quello che hai detto te, 30 giugno. 24 giugno. 29 giugno. 29 giugno, chissà perché. Già, ho sbagliato di uno, io pensavo fosse il 30. Leo. Io prima ero sul profilo Facebook di Leo per ricordarmi quando fosse il suo compleanno, convinto sarebbe stata una domanda. Eppure non me lo sono ricordato. Comunque sì, il primo video è stato messo il 29 giugno del 2016. Ero da Chris e Andrea mi fa: ora tu registri il video. Fatemi il mio compleanno, no, tu ora registri un video. Ma scusa, hai registrato il primo video e poi l'hai pubblicato subito? Sì, e l'abbiamo editato in 10 minuti. È quello della presentazione del canale. È vero, sì. La presentazione canale. Allora, prossima domanda. Il mio nickname su Abbo. Ragazzi, mi faccio schifo a questo gioco. Dai. Cazzo. Fango 17. No, non è Fango 17. No, neanche. Oh cazzo. Questa nessuno risponde? No. Bagigio 94. È vero, la sapevo. La sapevo, Bagigio 94. C'è, mamma la mia. L'ignoranza di questo test. No, vabbè, Bagigio 94 la sapevo. Mi è piaciuto tantissimo il video di Abbo. Prossima domanda. Nomina i 5 sport che ho fatto. Arrampicata. Ok. Tennis. Ok. Calcio. Sì, calcio c'è. Nuoto, perché tutti hanno fatto no. Nuoto. Uno non lo saprai mai. Badminton. No. Io lo so. Sono impossibili. Tutte e due sono impossibili. Impossibili entrambe. Come entrambe? Entrambe. Cioè sono i miei 5 sport quelli principali che ho fatto proprio per anni. Ah, ok. Cioè non è che ci ho giocato una volta basket e lo metto dentro anche basket. No, no, okay. Golf? Ho fatto solo il corso, non lo vedo come una cosa che ho fatto per tanto tempo. Stanfa, andavamo solo per bere. Vai, lasciamo Bertro, vediamo lui cosa mi dice. Allora, questi 3, Dragon Boat. Ok. Cosa? Vedi che era impossibile. Che cazzo è Dragon Boat? Una roba con le canoe. È una canoa lunghissima, tipo barca a forma di drago, in cui ci sono 10 persone da una parte che pagaiano, 10 dall'altra, uno dietro col timoniere, che ero io, e una tamburina davanti che dà il tempo. È una cosa estremamente da provincia autonoma. E beh, l'ultimo? E l'ultimo, ci sto pensando. L'ultimo è... È sul ghiaccio. Ah... Non è hockey? No, è tipo hockey. È il polo sul ghiaccio? No. È quello con... Curling. No, non è mi curling. Mi male. Ma me ne hai parlato, ne sono sicuro. Sì, assolutamente, ma il nome è impossibile che lo ricordi. Il Dragon Boat. Vabbè, ve lo dico. Il Brumble. Cos'è? Sei su una pista da ghiaccio, non hai i pattini, ma hai le scarpe, e non hai la stecca da hockey, ma hai una specie di scopa rigida, e al posto del dischetto c'è una pallina, quindi tu devi correre... Che cazzo di sport fa da Trento? E tu devi ma è la correre cosa più pericolosa del mondo, sì, devi cioè... correre sul ghiaccio invece che pattinare, ed è molto bello.
Wow, ragazzi, siete veramente... Boh, io sono quella che ne ha presi più comunque. No, Bert era 4? 1. Vabbè, ok, gli altri 3 era... Ok, sì, effettivamente sì, le altre 3 iniziali. Vabbè, non lo so. Sta... Chat. Chat, non c'è la sorpresa. Commenti. Perché mi chiamo Fango 17? Allora, partiamo dall'inizio. 17 okay. È il tuo numero preferito. Ok, questo quindi, ci siamo. Già come metà sei? L'ho detta, Bertra. Oh, mi sembri un po' presa a male, non capisco. Poi, il perché di Fango? Ah, perché eri grande fan di Capobastone? Sì. Le case di fango e merda. Sì. Basta, questo è l'unico contesto che riesco a dare a questa cosa. Ok, do appunto metà e metà, perché tu hai detto... Allora, posso dire? Quella è lore di Capobastone, non di Leo. La mia è lore di Leo. Il video è conosci tanto Capobastone o conosci tanto Leo? Scusa, conosci tanto perché Leo? Si chiama il così? Punto fammi! Allora, io ero fan di Capobastone e c'era lui che aveva le case di fango e merda. Okay. Quindi quando io giocai a Minecraft mi chiamai Fango e Merda. Perché di per sé avevo il sogno di griffare con Capobastone un server, quindi se tipo ma era che schiavo con ero tipo molto bambino, tipo let's go, let's get it. Poi ho preso per culo Capobastone varie volte, mi ha bloccato dal suo canale, ma questa è un'altra storia. I nomi dei miei genitori. Manco ci provo. Ah, una te la... l'avevo detto al compleanno di Berta, ne stavamo parlando. Una è Mirella. Ok, che è un nome da... tuo padre, cazzo. Inizia per G, vero? No. Merda. M. Mario. No. Marco. No. Maurizio. No. Matteo. No. Qual era la regola che abbiamo scoperto al compleanno di Bertra? Che tutti i padri hanno 5 lettere nel nome. Ah, è vero. Cazzo. Mauro. 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 Mi veniva Maurizio, ma è Mauro. Questo qua mi è venuto perché al compleanno di Bertra abbiamo avuto questa strana conversazione in cui era: come si chiama tuo padre? Marco, 5 lettere. Il tuo? Mauro, 5 lettere. Il tuo? Carlo, 5 lettere. Il tuo? Paolo. Eravamo tipo una decina di persone che avevano tutti il padre con 5 lettere. Poi è arrivato uno che tipo si chiamava Maurizio, l'abbiamo mandato via a calci. Abbiamo rovinato tutto, infatti. Bastardo. Niente più compleanno for you. Questa vediamo quanto è la loro memoria. Quando è il mio compleanno? 29 giugno 94. Vabbè. Me la sono ricordata, dai! Sì! Questa volevo vedere quanto era l'attenzione generale. Qual è stato il primo video sul mio canale in cui sono apparsi gli amichetti non come gruppo ma come persone nello stesso video da sole? Sommelier di sto cazzo? Sommelier di sto cazzo. E quello è il primo? È il primo. Qui siamo tutti e tre da lui. È il primo video degli amichetti, sommelier di veramente? Sto cazzo. Tra ma tutti, su tutti canali? I canali? Penso di sì. Che mi sembra troppo recente quel video comunque. Guarda che abitavamo da Bertra tipo 3 anni fa. Sì, più di 2 anni fa. Wow, Totta, ti senti vecchia. Devo scrivere alla mia psicologa di questa cosa. Madonna, sì. Grevissimo. 3 anni. 3 anni. Prossima domanda. Cago tutti i giorni? No. Sì. Sì. Quante volte? 3. 3. Mezzo e mezzo? Mezzo e mezzo. Quindi andiamo a uno per quelli di prima, okay. Infatti c'avevo volte che vedevo le live di Poldo che diceva oggi ho cagato, no? E tipo magari per 2 o 3 giorni diceva no. Io ero lì, bra. Le live di Poldo? Poldo inizia le live dicendo oggi ho cagato o meno, e c'è il sondaggio. Io una volta ho scommesso tipo 160.000 punti e l'ho presa. È stato... E aveva cagato o no? Sì, aveva cagato, l'avevo indovinata. Ah, dannazione. Devo ancora fare il placement di NordVPN. Cosa posso fare? Faccio sketch comico con Bertra? Ne abbiamo già fatti abbastanza, vorrei qualcosa di nuovo. Non mi viene in mente niente così. Lo sai che quasi quasi io chiedo a ChatGPT? Alla fine le idee ce le ha, quindi perché no? Ma ChatGPT è bloccata, non posso usarla qua in Italia, come posso fare? Ti serviva proprio ChatGPT, eh? Eppure l'hanno bloccato in Italia. Che peccato, eh. Cioè, se non ci fosse un servizio per poterci accedere, qualcosa tipo che ti sposta all'estero, sposta il tuo IP e puoi tranquillamente entrare in ChatGPT. Qualcosa come NordVPN. Infatti, grazie a NordVPN potrai accedere a tutti i servizi di ChatGPT senza problemi. Basterà spostare il tuo IP dall'Italia a dove vuoi e riesci ad entrarci senza problemi. Ma NordVPN non fa solo questo. NordVPN protegge anche i tuoi dispositivi e le tue connessioni, come vi ho spiegato moltissime volte. Ma ormai queste cose le sapete. Ma NordVPN non si ferma qua. Infatti, NordVPN ha integrato anche Meshnet nel suo pacchetto. Meshnet è un servizio con cui potrete scambiare foto, file, video, documenti, tutto quello che volete tra vari dispositivi con NordVPN sopra, senza limiti di dimensioni e senza perdere qualità, come può succedere ad esempio con WhatsApp. Infatti basterà che su 2 dispositivi ci sia NordVPN, può essere anche di account diversi, dei vostri amici, vostro account su vari dispositivi, e potrete tranquillamente spostarvi tutte le informazioni. E se non siete sicuri anche dei file che vi mandate tra di voi, non...
Ormai non ho più domande. NordVPN ci pensa anche a questo. Grazie alla Threat Protection controllerà tutti i file in entrata sul PC senza guardare quali sono per la vostra privacy, vedendo se al loro interno ci sono malware o altre cose che possono leggere il vostro PC. Li pulisce, ve lo dice e voi siete al sicuro. Ma ricordatevi che NordVPN è il VPN più veloce che potrete trovare. Basteranno pochi click e vi sposterete ovunque vogliate senza laggare. Tipo basta fare solo così e puoi già rientrare su ChatGPT. Continua pure col tuo placement. Ah, quindi ChatGPT, cos'hai per me oggi? Fai una sponsor dove grazie a NordVPN sblocchi ChatGPT. Che ti dice di fare una sponsor dove sblocchi ChatGPT. Che ti dice di fare una sponsor aspetta, dove sblocchi ChatGPT. Che ti dice di fare una sponsor dove aspetta, sblocchi no, ChatGPT. Che ti dice di fare una sponsor dove sblocchi ChatGPT. Che ti dice di fare una sponsor. Non rimanere bloccato in loop temporali o su internet. C'è di NordVPN. Trovi tutte quante le informazioni qui sotto in descrizione per accedere a un'offerta esclusiva e anche 30 giorni per provarlo e se non ti piace ti... Ultima domanda. Chi è stato? Stata lo la youtuber che ha fatto iniziare tutta la mia carriera su YouTube, che è stata la causa scatenante. Camper. No. Era troppo scontato, lo so. Lo so, però... Non è camper. È stata la causa scatenante, proprio la farfalla che ha mosso quel vento per creare il turbine. Unlix. No. Sarebbe stata la mia seconda guess, sai. Era il mio guess. Tizio 20. Ah, neanche. Lo so. No, non è un nostro amico, non è un nostro amico. È una persona che tu seguivi. Una volta mi ricordo di questa cosa che stavo vedendo un video di questa persona e fa che questo è il motivo per cui... Io tengo la clip... Non è nostro amico, amica. Te la mando poi. Charlie Moon. No. Amico, amica. Un indizio? Sì. Milano. È di Milano. Ed era il 2013-14. Oddio, pera. Stai rovinando ogni cosa. Cosa ho fatto io su Minecraft? La... Martina che noia 95! Martina che noia! Ho visto una volta a cazzo di cane un suo video dove apriva il server di Lelcraft. Sono entrato sul server di Lelcraft dove ho conosciuto Marci, ho conosciuto Tizio 20, con cui poi ho conosciuto Federico, con cui poi ho conosciuto Andrea, che mi ha fatto aprire il canale YouTube, con cui mi sono trasferito a Milano, e tutto questo. Brava, che noia! Congratulations! E ricordiamolo! Che noia non è amica di Totta. Grazie per aver fatto la camera per oggi. L'ultima volta che vi vedrete. Allora, non so a livello di punti come siamo messi. Penso, ha vinto Bertra. Penso che su 10 domande abbiamo 3 punti. Facciamo festeggiamenti. Se ho vinto io, si è vinto Totta. Yeah! Sei un pareggio. Ciao.